ma che non era così bello da vedersi, non così rifinito. Da lì in poi cominciano i pattinatori che hanno avuto Errori negli elementi un errore tecnici. tecnico, perché Russell aveva un bellissimo programma, era un ottimo pattinatore, ma purtroppo ha piazzato un errore tecnico e non, la classifica non riesce a essere più alta del sesto posto. Andando proprio poi a vedere nel particolare nella scheda di Peter Gries, lo vediamo, infatti è sopra il 6 per tutto quanto Sopra il riguarda i 6 nei components. components, praticamente non ha dei meno se non uno meno 0,60 nell'arrivo del triplo Lutz, tutto il resto è GOI positivo, quindi molto molto ben eseguito. E andiamo a seguire Misha che rappresenta l'Uzbekistan. Seguiamo Misha Ge, questo è un bel programma divertente, godetevelo soprattutto per la parte interpretativa e per la sequenza di passi finale. Purtroppo anche lui errore sulla prevista combinazione iniziale. Sì, triplo flip, triplo toe loop avrebbe dovuto seguire. Va bene il triplo Lutz, attacca qui il triplo toe loop, ma manca della rotazione sicuramente. Doppio l'axel. Eccola qui la sequenza di passi. Davvero bellissimo, entusiasmante questa sequenza dei passi, poi messa così proprio alla fine dell'esercizio. Misha Ge ha una storia poi particolare, tu l'hai visto ai Four Continents dove ha ottenuto il Sì, dodicesimo posto esatto. e ha fatto i suoi esordi in un campionato IU. Per lui ha tutta una storia alle spalle, perché suo padre è cinese, sua madre è russa, lui è nato a Mosca, quindi qui è un po' un ritorno a casa, però è cresciuto in Cina dove i suoi genitori poi si erano trasferiti e facevano gli allenatori, ha iniziato a pattinare a 5 anni in Cina e addirittura partecipò anche ai campionati nazionali cinesi, finendo al sesto posto, e poi adesso si allena con Frank Kerr. Un po' un giramondo, però insomma ci è Giramondo. sembrato che abbia portato anche la sua allegria sul ghiaccio. Sì, coinvolgente, molto coinvolgente e espressivo, devo dire, molto musicale, ogni battuta aveva un gesto, aveva una sottolineatura, ma soprattutto la velocità colpisce nell'esecuzione di quei passi finali, la Velocissimo. velocità di esecuzione proprio, di ritmo. E peccato per quell'errore iniziale, lui ha cercato di salvarlo così con un triplo toe loop qui, ma il secondo triplo toe loop non è questo, mi sento di dire anche da qui che non sarà considerato pulito assolutamente e quindi avrà una forte penalità.
e l'Axel programmato solo doppio ed eseguito solo doppio, anche se ben eseguito, però è l'unico pattinatore di questo gruppo che abbiamo visto non andare neanche a provare un triplo Axel ma eseguirlo solamente doppio. Bellissima comunque la sua espressione, l'espressione anche proprio all'inizio poi della sequenza di passi, quasi a dire attenzione pubblico seguitemi, no? Anche questo è bello, quando il pattinatore ti coinvolge, ti porta un po' con sé, no? A fare questa esperienza meravigliosa, perché davvero questo sport è meraviglioso, un insieme di arte, sport, fatica, piacere, cioè davvero tutto, Franca. Eh sì, è molto complicato ed è però è piacevole, insomma, ci vuole anche un talento in questo senso, nell'avere, provare piacere nel farsi vedere, nell'interpretare davanti a un pubblico più o meno grande di spettatori. Misha Gay arriva anche lui dai preliminari round, dove ha ottenuto l'11° posto. Vediamo per lui il free program, questo short program con 49,61, 22,80 per il tecnico Elements, 26,81 per i presentation score, e va in ultima posizione. Andiamo allora proprio a vedere la scheda, Franca.